sabato santo 8 aprile. Buongiorno, bentrovati al TG2000. Queste le ultime notizie. Attacco islamista al cuore di Tel Aviv, si lancia con l'auto a tutta velocità sulla folla che passeggia sul lungomare. Nell'attentato ucciso un giovane avvocato romano, Alessandro Parini, 35 anni. Tra i feriti anche altri due italiani che non sono gravi. L'attentatore alla fine è stato ucciso dalla polizia in un conflitto a fuoco. È un cittadino arabo-israeliano, gesto rivendicato dalla Shi'ad islamica, profondo cordoglio espresso dalla Premier Meloni. Proseguono le manovre militari della Cina che accerchia Taiwan. Il Ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato 8 navi da guerra e 42 aerei da combattimento cinesi attorno all'isola nel giorno in cui Pechino annuncia 3 giornate di esercitazioni militari. Da Taipei ferma condanna anche per i 29 jet che nella notte di ieri hanno attraversato la linea mediana sullo stretto di Taiwan. Voci di pace in un tempo di guerra, via Crucis al Colosseo, senza il Papa, fermato dal freddo. Francesco ha pregato, unito da Santa Marta. Oltre 20.000 fedeli hanno partecipato al rito a portare la croce nelle 14 stazioni, alcuni rifugiati di guerra in rappresentanza dei principali fronti aperti. Nelle meditazioni le testimonianze di chi è in fuga dai conflitti. E ieri pomeriggio Papa Francesco ha presieduto in San Pietro la liturgia della Passione con l'adorazione della croce. A tenere l'omelia il cardinale canta la messa che ha messo in guardia dal non cadere nel vortice del nichilismo, vero buco nero per la vita del credente. Toccante il momento in cui Francesco ha baciato il crocifisso. Proseguono i riti della Settimana Santa, stasera la grande veglia di Pasqua che si aprirà al buio e con la tradizionale liturgia del fuoco e della luce. A presiedere la celebrazione sarà Papa Francesco, che nel corso della veglia battezzerà 8 persone, 3 delle quali di una stessa famiglia. Sarà possibile seguire il rito in diretta su TV2000 a partire dalle 19.30. In Ucraina l'accusa di Mosca secondo cui Kiev progetta azioni per screditare la Russia, in particolare starebbe pianificando una provocazione a fini mediatici, simulando un attacco con l'uso di armi chimiche da parte delle forze russe. Intanto il Pentagono sta indagando sulla fuga di presunti documenti riservati che circolano in rete, diapositive che rivelano obiettivi sensibili. Terza notte in ospedale per Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia resta in intensiva ma è stabile, con un leggero miglioramento per quanto riguarda l'infezione polmonare, mentre permane il rischio di complicanze. Già la mattina del primo giorno di ricovero, conferma Forza Italia, il capo dello Stato Mattarella gli ha telefonato per augurare pronta guarigione. Auguri anche dalla segretaria di Schlein. Per l'Istat la natalità in Italia al minimo storico, record negativo dal 1861, nel 2022 meno di 7 neonati e più di 12 decessi ogni 1000 abitanti, numeri su cui si esprime in modo drammatico anche il patron di Twitter Elon Musk, che dice l'Italia sta scomparendo. Battaglia a colpi di sentenze sulla pillola abortiva negli Stati Uniti. Un giudice in Texas ne ha sospeso l'approvazione, mentre un altro nello stato di Washington ha deciso che resterà disponibile in almeno 12 stati. E così ora la parola torna alla Corte Suprema. Il presidente Biden assicura battaglia e ricorso al Dipartimento Nazionale di Giustizia. Dura reazione dell'Europa alla decisione del primo ministro ungherese Orban per la controversa legge sulla protezione dei bambini, giudicata dalle ONG come lesiva dei diritti LGBT. Nella norma viene vietata la promozione dell'omosessualità ai minori sui media e nelle scuole. La Commissione europea fa causa all'Ungheria insieme a 15 paesi dell'Unione, tra i quali manca l'Italia. Il caso del runner ucciso in un bosco in Trentino, l'autopsia conferma che era ancora vivo quando è stato aggredito e che a ucciderlo sarebbe stato un orso. Ora sarà prelevato il DNA dell'animale per capire se si tratta dello stesso esemplare che già un mese fa aveva aggredito un quarantenne che passeggiava con il suo cane in Val di Sole. Anche il WWF favorevole all'abbattimento dell'orso. 8 condannati per minacce e diffamazione contro il condirettore dell'agenzia AGI, Paolo Borrometi, per i suoi articoli sul sito giornalistico La Spia che riportavano inchieste e operazioni di polizia contro la mafia vittoriese. Il tribunale di Ragusa ha riconosciuto colpevoli tutti gli 8 imputati, fra i quali spicca la figlia del boss di Vittoria e altri familiari.
E sarà una Pasqua segnata da pioggia e maltempo. Già in queste ore violenti temporali acquazzoni stanno segnando il Sabato Santo e le piogge andranno avanti prima sul centro Italia, poi dal pomeriggio anche al sud del paese. Ma sarà una perturbazione dal transito veloce e già da domani pomeriggio migliora un po' ovunque, sole atteso per la giornata di Pasquetta. In chiusura il calcio con gli anticipi del venerdì di Pasqua, 29esima giornata del campionato, il Napoli vince a Lecce e continua ad avvicinarsi allo scudetto, pareggi per Milan e Inter nelle sfide con Empoli e Salernitana, oggi in campo il resto della giornata tra cui Torino, Roma alle 18.30 e poi stasera alle 20.45 Lazio-Juventus. Bene, con questo è tutto, ci fermiamo qui, vi ricordo la prossima edizione del TG2000 a mezzogiorno in punto. Grazie per l'attenzione, buona giornata e arrivederci.